Adesso vediamo qui subito, scusate sempre se ho parlato della digressione, ed entriamo in corpore vile, come si dice, e vediamo subito questa incisione, ecco, che è di un noto incisore, però un noto incisore qui, perché a Venezia lui ha fatto tre incisioni, no, di feltre, è un feltrino, come incisore è un dilettante, lui era ingegnere, poi aderisce alle nuove istanze politiche e lo vedremo appunto come si diceva giacobino, perché ecco qui bisogna dire una parola, perché anche per chiarire il sibillino titolo di questa chiacchierata. Abbiamo messo giacobini o veneziani? Ecco, veramente la parola giacobino si sa, è letteralmente, non è propria, ma non c'è altro modo di dire normalmente, perché se si dice repubblicani, ma anche in Venezia sono i repubblicani, no? Se si dice allora i giacobini, certo i giacobini si intende il momento giacobino, il momento più cruento e anche il momento più saliente della rivoluzione francese, ma che poi succede appunto al giacobinismo, succede l'era termidoriana, che è la reazione, e c'era già il direttorio con i cinque che comandavano, tra cui Barras era in Magna Pars, e che Venezia cercherà di corrompere, ecco, perché era più corruttibile e facendo dei regali e quello che invece non è riuscito, ecco, con Napoleone, hanno sottovalutato Napoleone. Invece i genovesi puntano tutti su Giuseppina, e la moglie era più, difatti i genovesi vengono avvantaggiati perché non solo sì, la Repubblica Genovese si democratizza, ma si ingrandisce, mentre la Repubblica Veneta, che era molto più importante di Genova, che era molto più grande di Genova, eccetera, viene spartita brutalmente tra Austria e Francia. Ed è questo questa cosa necessitava di una spiegazione, perché come giacobini intendiamo i fruttori del nuovo ordine democratico. Se questo ordine democratico all'archivio di Venezia è messo sotto una parola che oggi può anche un po' sorprendere, democrazia. Oggi noi abbiamo un altro concetto di democrazia, ma per l'epoca era la democrazia, che si presentavano come democratici, cioè mentre la Repubblica Veneta era una repubblica aristocratica, il potere era concentrato nell'aristocrazia, anche se non era c'era una certa liberalizzazione, cioè, ma fino a un certo punto, insomma, perché c'erano tre classi che dominavano l'aristocrazia, poi non quelle stato cittadinesco, che rappresentava la borghesia, e poi il popolo, che non aveva nessun potere, mentre la rivoluzione francese cambia tutto. Adesso vediamo questa stampa, e qui ecco c'è una sorpresa subito, perché manca la colonna di San Marco e il pennone della bandiera, che si doveva pure vedere. Evidentemente l'autore ha fatto una scelta per poter rappresentare, siccome disturbava, ha eliminato questo, ha eliminato la colonna e il pennone della bandiera, e invece ha puntato sull'ingrandimento della piazzetta delle Viale, che è sul fatto e la animata di personaggi che siamo già in, sì, questi personaggi sì sono un po' della maggioranza
nobili o notabili, ecco, non sono popolari, come vedremo nella successiva incisione. E qui appaiono due leoni di San Marco. Questo edificio, che era il palazzo della Ragione, che poi viene tutto chiamato il teatro della Senna, perché questo era il palazzo propriamente comunale, questo palazzo qui ha subito il trauma che maggiore. Se uno va in questo sotto il portico, trova tutti gli stemmi scappellati e anche tutte le leoni, naturalmente, e anche tutte le scritte. Poi rimangono una cosa strana, ma come mai ci sono due statue di provveditori grandi, una di Cavianca molto bella e quella non era toccata, ma o erano troppo pesanti, impegnative da trasportare, oppure non so, ma io credo che sia rimasto sempre lì, perché in altre parti questo è accaduto. Allora, e adesso affrontiamo l'argomento in maniera specifica di questo. Che cosa è successo? Perché anche oggi a Feltre si parla sempre, no, del che i francesi hanno scalpellato le lapidi, e sono invece due cose diverse. Anche se c'era un leone e la scritta congiunta, spesso solidale alla scultura, le scritte riguardanti i rettori, cioè i podestà, che poi nel stato da mare si chiamavano conti, si chiamavano in altre maniere, ed erano i rettori, quelli che duravano solamente un anno e mezzo, poi si avvicendavano, massimo due anni, non di più, e con norme molto severe, non potevano avere commensali del posto, non potevano trattenere rapporti amichevoli con per impedire che si formassero delle clientele, che poi si riusciva stesso a girare la cosa. Perché in tante città, in tante parti, troviamo il podestà spesso della stessa famiglia, non è un caso, si creano delle forme clientelari. E che cosa è successo? Siamo nel 1691, Venezia ha conquistato la Morea, il Peloponneso, non riesce a riconquistare Negroponte, non riesce a riconquistare Creta, però il Peloponneso, di cui non aveva mai avuto il possesso intero, ma solamente degli scali, cioè Murone, Codon, Napoli di Romagna, Napoli di Malvasia, ecco, e questi sì, riesce, un territorio povero, però è un successo. E cos'è? E questo è un merito del notissimo doge Francesco Morosini, detto appunto il Peloponesiaco, quello che ha conquistato il Peloponneso. Cosa è successo? Che in questo periodo, notiamo bene, 1691, nel 1690 è il, per esempio, il dipinto del Falce, della città di Belluno, e sopra la città di Belluno, invece che il leone di San Marco, c'è lo stemma Boldù del rettore. Questi rettori si prendono il posto dello Stato, e allora c'è una reazione che parte dal doge ed è un fatto molto negativo, perché se era giusto, se queste provisioni erano giuste, nel senso che erano contro le pompe, la magniloquenza di questi rettori, che in fondo erano dei servitori dello Stato, ma che però nel concetto, insomma, diventano dei padroni, insomma, delle città e delle varie province, allora c'è una
provvisione, si dice un decreto, che stabilisce nel 15 dicembre del 1691, quindi gli ultimi giorni del 691, vuol dire che è stato applicato poi nelle province nel 92 e nel 93, e che dice siano distrutte tutte le iscrizioni ed altre memorie di podestà veneziani innalzate nelle città suddite. Cioè vuol dire che il provvedimento non ha riguardato Venezia, perché non è nel sud, ma il dominio. E anche lo stesso Dogano, dove c'erano le mani podestà, non so, Chioggia, Malamocco, che cosa è successo? Che queste provisioni come vengono applicate a macchia di leopardo. In alcune città, in alcuni luoghi, vengono prese da lettera e vengono distrutte tutti gli stemmi, tutte le iscrizioni relative, naturalmente i leoni sono rappresentano lo Stato, non si toccano. Ma abbiamo questo paradosso che ci sono, dopo lo vedremo delle fotografie, e leoni solidali e le scritte, ma ci sono tra uno e l'altro, tra distruzione di uno e l'altro, passa oltre un secolo, uno nel 1691, l'altro nel 1797. Perché è nel 1797 che c'è la distruzione, cioè, in pochi mesi, no. Poi, prima che venga l'Austria, c'è Napoleone che fa una dichiarazione, che non è una vera dichiarazione di guerra, ma praticamente lo è, insomma, che dice i leoni siano distrutti, ma è un paradosso, lo stemma viene distrutto dopo che cade il governo come conseguenza, no? Mica che gli americani hanno detto bisogna distruggere i fasci, no? Bisogna distruggere il fascismo e poi i fasci cadono da su, ma però c'era una concezione un po' diversa. Il leone era ossessivo, era una presenza ossessiva. Nello stato da terra c'erano circa 10.000 leoni. Ogni comune aveva un leone grande o piccolo, affrescato, scolpito. Se io ne ho trovati alcune migliaia, ma nella sola Venezia ne vengono distrutti 1.000, cifra tonda. Ogni vela da pozzo pubblica aveva leone, anche grande così, grande, piccolo o grande. Ne è rimasto uno solo, per caso, qualcuno che si salva per caso, magari siano state delle ceste vicino, non l'hanno visto. In quanto ai ponti, anche i ponti, mica pochi, no, quelli di pietra ovviamente, non quelli di legno, no. Erano moltissimi, i canali erano 400, tutti i leoni sui ponti, che potevano essere grandi, piccoli, andanti, cioè a figura intera, o in moleca, cioè in maestà radicamente, e la moleca, si dice moleca perché qualcuno sa cos'è la moleca? Sì. Cos'è la moleca? La moleca quando dice grasso in amore, veramente, no? Quando diventa commestibile è perché il tegumento si ammorbidisce, no, il motore. Perché no, in questo mese più o meno. Ah, sì. Più o meno, allora in autunno e in primavera. E la forma mi ricordava perché questo? Perché le ali, no? E ricordavano le chele del granchio e poi la testa e le cose, la forma del granchio, e il leone in moleca, che deriva poi dal leone in maestà, che deriva poi dall'arte medievale, e quel leone che esce dalle nuvole, ma le nuvolette sono trasformate in onde, no? Ed è quindi un carattere anche un po' anfibio. Ecco che il popolo lo chiama i moneta, ed è un'espressione comunissima che
che alcuni scambiano invece con Mollica, che è tutt'altra cosa. Ecco, che, perché all'Istituto Veneto c'è stato un linguista che non sapeva, ha parlato di una Mollica e ha detto tre volte, io sono stato zitto per non umiliarlo, ecco, no, se no sarebbe stata un'umiliazione. Ma però c'è questo. E quindi abbiamo detto due tipi di leoni, andanti, qui è uno andante, eccolo qui, andante a figura intera, può essere andante a destra o a sinistra, perché il leone di San Marco non è uno stemma, ha una libertà iconografica incredibile, ci sono circa 100 varianti, ci sono diciamo almeno 5-6 tipologie fondamentali, due proprio basilari, quello andante e quello in Mollica, cioè che in Mollica, ripeto, è radicamente in maestà, andante, si dice andante però radicamente si dovrebbe dire passante. E ecco, qui ce n'era una figura intera e qui uno in Mollica. Allora, uno, il andante si presta per le figurazioni maggiori, grandi, la Mollica si presta invece per i tondi, per le monete, per tutto quello che è anche iterativo, ecco. Per esempio in piazza San Marco le metope sono appunto le Mollecche, leoni Mollecche, perché ce ne sono tante e non che si alterna. Quindi hanno due funzioni diverse. Qui allora tutti e due i leoni sono stati distrutti nel 97. Nel 91, 1691, sono state invece scalpellate le lapidi relative e le iscrizioni. E si dice, ma perché a Fede? No, un momento, ci sono case maggiori che Fede. A Brescia, il Brunelletto di Brescia è sfigurato totalmente, sono andati oltre, mentre a Feltre si scalpella il blasone, ma si lascia il contorno, si lascia lo stemma, si lascia la parte araldica che non è blasonica, invece ad esempio a Brescia si è cancellato tutto lo scomparso, è molto più perfetto. In altre parti, nello Stato Veneto, invece non si è toccato niente, il podestà ha fatto finta di niente e non ha avuto conseguenze. E poi queste provisioni, come sono venute, sono anche perché senza una revoca ufficiale. Ma anche la storia della nostra legislazione, della Repubblica Italiana, è piena di questi casi. Si fa una legge, dopo non si abolisce, ma così, magari dimenticatoio, così, come se no. Ed è successa la stessa cosa. Ecco, dopo qualche anno si riprende, non più come prima, perché c'è stato una calmata in questo senso, l'effetto psicologico c'è stato, ma sono ritornati gli stemmi. Ricordiamoci che poi gli stemmi a Venezia, nessuno li tocca, ai tempi di Napoleone, in quel 97 fatidico, in quell'estate, poi sono in quell'estate autunno che si decide tutto, quando si distruggono 1000 leoni, e c'è, si istruiscono proprio scientificamente, poi c'è un ispettore che controlla, ma come mai questo qui è rimasto, allora c'è la spiegazione, ma allora, poi ci sono i compromessi, questo quello, ma il fatto era grave, insomma, la città è stata, voi immaginate, insomma, cos'era una Venezia con tutta piena di leoni, no? Ma dico leoni anche grandi, visibili, no? Piazza San Marco, i leoni di Piazza San Marco tutti distrutti, eccetto uno, quello della torre dell'orologio, che è stato democratizzato, cosa che è successa anche in qualche caso anche nella terraferma, sono meno, e cosa che era successa anche nelle forme dei proclami. Perché mentre le altre città tolgono il leone ma hanno il loro stemma, e Venezia cosa mettiamo? C'era, sì, si sapeva che c'era una croce, ma radicalmente qual era il colore? Si era perso la memoria.
E allora per 15 giorni il leone di San Marco sopravvive democratizzato, cioè con il libro aperto e scritto diritti e doveri del cittadino. È una cosa incredibile, ma ci sono. Ma ci sono. E esempio, sappiamo no, che a Venezia circa, perché non è mica così tanto semplice la cosa, che si gioca anche sulla continuità dello Stato e si gioca anche sull'integrità, che poi viene tradita dai francesi, praticamente da Napoleone, quando i patrioti, che si chiamavano così, venivano chiamati così, i sostenitori del nuovo ordine democratico, vanno da Napoleone a dire noi moriremo, sì, provate, noi combatteremo fino all'ultimo, provate voi a combattere, abbiamo fatto tanta difficoltà a combattere gli austriaci, provateci voi se siete capaci. Evidente, perché ormai Venezia non aveva più, l'esercito che aveva, gli unici che avevano i soldati erano gli schiavoni, i dalmati, che vengono allontanati, perché è un col di Napoleone, vengono allontanati i dalmati. Quelli erano sì che erano pericolosi, perché erano già 10.000 a Venezia e potevano, tanto Napoleone non sarebbe mai riuscito a entrare in città. Non c'era entrata neanche l'Austria nel 1848-49, non tanti progressi tecnici, no, perché la laguna è una è imprendibile, non si va né per mare né per terra, no, ci si bloccano i canali, nessuno tenta di fare. Ecco, allora andiamo, ecco, questa, spero di essere stato chiaro in questo, sì, ho fatto un po' troppe digressioni, è vero, sì, adesso procediamo un po' così, cioè, andiamo avanti. Ma no, scusi, sono io. Ecco, qui faccio, signora, sì, qui chiaro, premo al centro, vero? Qui, non mi ricordo più, ecco, il testo, il tasto. Ecco, allora, ecco, qui abbiamo, ecco, questa, non occorre che mi spieghi dove siamo, ma è questa piazza è una delle più veneziane di tutte. Il concetto è che Venezia in ogni città dove arrivava piantava il leone, difatti sembra quasi sicuro che la parola pantaleone deriva da piantaleone, piantare i leoni, no, non da altri. Piantava non il leone, piantava subito il pilo di bandiera, per la bandiera. Poi c'è questa sequela, diciamo così, cronologica, grosso modo, cioè prima il pilo di bandiera, poi al pilo di bandiera si associa la colonna con il leone, poi il pilo di bandiera scompare e vengono due colonne, una con il leone di San Marco, l'altra con il santo protettore della città, e questa è la sequela che troviamo e che, di cui abbiamo il più bel esempio, è a Ravenna, che dal 1441 è veneziana, ha due magnifiche colonne dove c'era il leone di San Marco, addirittura di Pietro Lombardo, quindi un grande scultore, e dove c'era il santo protettore. Poi invece il leone Marciano è stato abbattuto e vengono messi in altri santi, però le colonne sono rimaste. Cioè il concetto veneziano della piazza, e questa è la tipica cosa che invece a Belluno non c'è. Belluno, addirittura la colonna di Belluno è del 1932, quella vicino alla chiesa di Santo Stefano, dono del comune di, non di Venezia, di Trieste. Ecco, non c'è, neanche a Bergamo c'è la colonna, non c'è mai stata una colonna. Ma lì i bergamaschi dicono no, perché noi siamo i più grandi amici di Venezia e allora non abbiamo bisogno del simbolo della colonna, che, come dire, che noi siamo sudditi, no, però Bergamo è più fedele, è stata nei secoli come città. E quindi questa piazza venezianissima
No, abbiamo saltato un'immagine, una stampa. Abbiamo saltato una stampa. Quella, no, mi hanno detto che tornare indietro è una parola. Va bene, lasciamo stare quella stampa della piazza, poi era questa. Sì, allora è saltata proprio. Ecco, qui vediamo l'effetto, del corpo. Allora, alcuni di questi leoni, che sono veneziani, scappellati e nasi, non sono, sono stati scappellati in età napoleonica, ma al tempo della Lega di Cambrai. Solo a Venezia è rimasta immune, anche Treviso veramente non ha avuto i collegati, no? Ecco, ma in altre, tutta la terraferma veneziana ci sono i francesi, gli spagnoli, eccetera, che scalpellano i leoni. Questo, per esempio, questo leone era, c'è ancora così, nella fontana lombardesca, no? Ed è del 1487 o qualcosa del genere, o dopo poco dopo. Feltre c'è stata una situazione un po' diversa. Quando Venezia, dopo la Lega di Cambrai, dopo la guerra di Cambrai, che è del 1509, ma però ha dei prolungamenti praticamente, insomma, finisce solamente con le varie fasi successive, con il congresso di Bologna del 1530, per indicare un periodo in senso esteso. Lascia i leoni scalpellati come memento, ecco, e questo succedeva, è successo spesso a Feltre, cosa che non succedeva nelle altre città. Per esempio, alla porta, vediamo, qui abbiamo, no, un discorso un po', lo riprenderemo, quella è la porta Pusterla, dove c'è il leone di San Marco, rimasto, non è stato scappellato ai tempi di Napoleone, quello era stato scappellato nel 509, no, dagli imperiali, ed era rimasto così, per memento. No. Questo invece, perché si è salvato questo leone? No, non si è salvato, nessuno si salvava all'esterno, è stato troppo grande la leontocrastia. Ecco, io ho inventato e coniato questa parola, leontocrastia, che è un conio da iconoclastia. Ecco, leontocrastia. Ho detto che parola difficile, adesso ormai tutti parlano, anche i giornalisti, è diventata una parola di uso comune, insomma, no? Leontocrastia. È un calco, insomma, iconoclastia, no, di distruzione delle icone, leontocrastia, distruzione dei leoni. Cioè, perché usato? Perché non è puro vandalismo, ma è una cosa mirata, politica, cioè si distrugge un'immagine per togliere il suo significato. No. E allora, questo leone si è salvato perché era all'interno, i leoni all'interno tante volte si salvano perché sono nascosti, più o meno. Questo era nel palazzo del Teatro della Serra, no? Poi, appunto, era stato distrutto il leone precedente che abbiamo visto, che era però nella direzione opposta. Questo qui era all'interno e nel 1868, se non sbaglio, viene riportato questo qui leone, ecco, la situazione è bella perché è un grande leone, stesse misure circa di quello precedente, e non c'è, va bene. Ecco, qui ci sono leoncini interni che una ispettrice della sovrintendenza, che è poi diventata direttrice del museo di Bassano, le ricami ha attribuito a un pittore locale, cioè Falce, che è lo stesso che ha fatto le vedute di Belluno e di Feltre. Ecco, questo invece è nella sala degli stemmi, al palazzo comunale, e questa è la parte originaria che si è salvata ed è del 600, forse del 603. Qui c'è stato fatto un errore, ecco, questo è stato restaurato, però è stato fatto un errore.
là, qui, vedi, qui io ho la fotografia precedente, questo segno qui era il segno dell'altra ala, che è stato, non si è capito che era un'ala. È stato in bianco, è fatto il colore bianco dello sfondo, non si è capito, la restauratrice, forse quella francese che ha restaurato, forse quella stessa, vero? Forse lei, cioè, non ha capito che, ma guardi che, guardate che ancora c'è il segno era così, ecco, dell'ala, perché l'ala in secondo piano viene rappresentata in quella maniera, però è stata una confusione. Questo leone, che il resto invece è stato rifatto totalmente, perché rimaneva solo questo, da Corsetti nel 41, ecco, come altra decorazione della stessa sala. Ecco, qui vediamo nella torre dell'orologio che c'era un leone di San Marco. Qui è un particolare di un affresco di quelle lunette che sono al santuario, e questo leone gigantesco era stato fatto dai veneziani al posto dell'aquila bicipite che ghermiva un leone, che era stata fatta nel 1509, e che i veneziani, una volta ritornati, distruggono subito e fanno questo leone gigante, che poi anche quello viene distrutto successivamente con il tempo e poi con i francesi. Ma ripeto, non sono i francesi che scalpellano, sono gli stessi, sono i locali, no? Che Napoleone a Palmanova, quando ha fatto la dichiarazione di guerra, ha dato 2 ore di tempo a togliere tutti i leoni, se no mi fucilo tutti. Ho detto, questi qua subito sono andati a rompere tutti i leoni, perché poi nessuno, c'era la pena di morte ufficialmente per chi aveva un leone in casa o perché chi non c'era. Anche quelli, insomma, i francesi non erano così sciocchi, insomma, da prendere la lettera. Ed ecco questo, qui invece siamo, come riconoscete a tutti, alla porta posterna. Allora, questo è il caso, allora, di questa lapide qui con l'iscrizione è stata scalpellata nel 1691. Non ci piove, come si dice brutalmente. Il leone con i due stemmi, che è precedente del 1494, e quello non era invece stato, non è stato scalpellato dai francesi, cioè dai giacobini, quello era stato scalpellato dagli imperiali e veniva lasciato così, e non avremmo mai saputo di questo fatto, ma Cambruzzi lo dice chiaramente. È stato lasciato così a memento, anzi veramente non è che Cambruzzi, il Pasle, che è del 500, 580, cioè pure 70 anni dopo, no, dice era così, e i veneziani l'hanno lasciato per memento, per ricordare la brutalità degli imperiali. E guardiamo un'altra cosa, qui c'è una, e questo fa onore a Feltre, città privilegiata. Dalla Serenissima aveva di era una città benemerita. A Feltre che cosa succede? Vedete, qui c'è il leone di San Marco, la posizione d'onore, lo stemma di Feltre alla destra. Negli altri, questo, pochissimi casi sono. Bagolino ha questa foto. Perché? Perché Bagolino, che è il più bel paese della montagna veneziana, Bagolino respingeva gli imperiali, era al confine con l'impero, ed era una continua lotta con i Lodroni, e aveva questo Bagolino, si trova lo stemma di Bagolino, che è un paese grande tuttora, ma non mai stato città, ecco. Città invece, per esempio, nella Lombardia, Veneto, in montagna, a 550 metri era Clusone, che è tutt'altra cosa, era città nel Bergamasco. Bagolino era un grande paese, il più grande dello Stato Veneto, più grande paese di montagna. E aveva questo privilegio di avere. Era un privilegio che si riscontra anche in terraferma. Nell'unica parte della terraferma che era
Dogado, anche se era tra le province di Padova, Polesine e Verona, che era colonia veneta. Colonia veneta apparteneva al Dogado perché? Per un fatto semplice, a colonia veneta si facevano i cordami, la canapa e quindi le funi per la navigazione, e aveva il privilegio di essere. E anche lì troviamo il fatto che lo stemma di colonia veneta è a destra e invece lo stemma del podestà a sinistra, quindi in posizione d'onore. Negli altri casi è sempre il stemma del podestà a destra e a sinistra quella della città. Quindi una caratteristica tipica proprio di Feltre e della situazione storica di Feltre. E questo è grazie alla signora che la direttrice, la signora Tiziana, che possiamo vedere perché me l'ha mostrato quando è saltato fuori questo piccolo leone in marmo verde, è così, bellissimo. Naturalmente ha sofferto tanto, qui la fotografia un po' non si vede bene, un po', ma cioè, vedete qui ci sono gli occhi, le fauci, insomma, prendendolo in mano è molto più chiaro che non è la fotografia, ma la cosa è verde, è proprio un marmo verde. Sembrerebbe, c'è un verde Alpi, che un geologo mi ha detto probabilmente un verde Alpi che c'è nel foglio. E sembra che, e probabilmente è di fattura. Ma tanto a me sembrerebbe della prima metà del 400. Ricordiamoci, ecco, una cosa basilare: il leone di San Marco come simbolo della Repubblica Veneta è intorno al 1260, non prima, è simbolo dell'Evangelista San Marco, ma come, perché il primo stemma in Venezia anch'essa aveva una croce che poi di cui si sono persi i caratteri araldici, i colori, cioè, no? I colori e i metalli, cioè c'è anche i colori nel senso oro e argento sono i metalli, no? E le prime sicurezza che ci sia il stemma è proprio intorno a quegli anni. La colonna di San Marco, ecco, lì c'è tutto un discorso da fare, della grande colonna di San Marco che c'è nella piazzetta, che non è una cosa veneziana, quella è una cosa di un elemento orientale, insomma, considerata, sì, alcuni, insomma, cattolico, ma era considerata anche, è stata considerata cinese, etrusca, indiano, tutte le parti. È una cosa comunque non veneziana assolutamente, e anche lì la sistemazione è intorno a Giuliano. Questo è un leone problematico da studiare, e io ho messo una cosa così, ma questa fotografia non, io in effetti vedete che in questo schermo si vede molto di più, molto meglio. Molto più chiaro, vero? No, già in questa fotografia molto più qui il colore è, insomma, è forte. Andiamo avanti. Ecco, questi sono il museo, ha vari leoni, questo appunto da 400, che sono, ecco, questo che avete visto en passant, che poi non posso più far ripetere, è un leone databile ad anno, perché nel 1440 c'è lo stemma del podestà. E questo invece, questa è una cosa strana, questo è stato un dono di un Possiedi che l'ha trovato, perché il Possiedi era una famiglia notabile, non nobile come mi pare, no, signore, era notabile, però questi Possiedi, no. Chi conosce i Possiedi? No, nessuno. Ma avere una tipografia anche adesso, ho visto che hanno una cosa. E questo leone è stato trovato da un Possiedi facendo un restauro della cosa, e allora è probabile che
che sia il primo leone feltrino a tutto tondo, cioè stilita, perché c'è sulla colonna, si dice leone stilita, e di cui si è, vediamo, infatti è un tutto tondo, allora dove poteva essere? Solo sulla colonna. E la colonna prima è del 1450 e qualcosa, 57, la colonna in piazza. E perché poi questo leone è stato distrutto completamente dagli imperiali. Quello che c'è oggi è un bruttissimo leone, no, del 1889, se non sbaglio. Ecco, questo probabilmente, anche stilisticamente, è il primo leone, no, perché i leoni sulla colonna sono a feltre, sono stati tre. Ricordiamoci, alcune città anche quattro. Uno, la metà del 400, che gli imperiali buttano giù e non si sa, e probabilmente è questo qui. Poi l'altro, che è ricostruito dai veneziani dopo la guerra cambraica, dopo la Lega di Cambrai, è quello di cui non si sa niente che fine ha fatto. Poi c'è quello, uno leone messo nel 1868, e questa è una notizia che mi ha dato la signora Tiziana. Messo, era anche bello, però non si, messo nel 68, vediamo bene, è una data importante per Feltre, perché si mette la statua, il leone fuori nel teatro della Senna, no, si trova il gol, sì, credo che anche nel 68 c'è una sistemazione della piazza, no, c'è una festa anche nel 68, proprio si festeggia il 68, che poi non è un caso, è il 68 perché il 66 c'è l'unione con l'Italia, no? Quindi subito con l'unione dell'Italia il leone di San Marco acquista prestigio. Perché? Perché Venezia, c'è una lezione che Venezia era l'unico stato indipendente veramente, insomma, ecco, cioè, quindi i leoni di San Marco poi hanno avuto, con l'unificazione italiana, hanno avuto una nuova vita, e in molte città dove rimaneva solo la colonna hanno rimesso il leone, per esempio a Verona, a Udine, a Rovigo, eccetera, in tante città c'era solo la colonna. L'unica città dove c'era una grande colonna che è stata abbattuta è proprio Brescia, una grande colonna, e con un pretesto vario è stata abbattuta nei primi dell'Ottocento la colonna. E si dice che l'abbia una famiglia, anti-veneziana, che ha avuto una grande importanza, ma chissà. Ecco, questo è un leoncino che c'è sempre del 600, che però c'era questa data, c'era una data 1000, eccola qua, 1884, che veniva letta come 1384, per cui c'è scritto che era uno dei primi leoni della Repubblica Veneziana, eccetera, invece era stato un errore di lettura. Ecco qui un leone, quando quindi al museo troviamo questi stessi, li hanno messi nell'Ottocento, quando hanno fatto il museo, allora gli stemmi sono stati, hanno dipinto gli stemmi con i colori dei podestà. E questo, anche questo, un leone del 600, ed ecco qui un leone, ecco, questo è interessante. Cioè, sono due o tre casi di museo. Quindi ci sono questi leoni scalpellati totalmente, e anche scalpellati. Poi vediamo che qui sono stati scalpellati, ma non tanto, nel 1691, per cui addirittura quando è stata fatta durante tutto per leggere lo stesso la scritta. Vediamo bene lo stemma di Feltre e lo stemma invece del Podestà. Quello se n'è andato nel 1691, quando hanno scappellato la scritta. Il leone invece, in questo caso, dei francesi, nel 1797, ecco la differenza. E ecco la cosa più complicata, perché abbiamo a Feltre
due grandi leontocrazie, quella imperiale del 1509 e quella francese, diciamo così, giacobina francese, del 1797. Al centro, in mezzo, c'è questa del 1691, queste provisioni contro le pompe dei rettori e che causa la distruzione dello stemma di Potestà, non quello di Trento, che viene conservato. Qui siamo quasi alla fine. Ecco, questa è un'altra sorpresa che ho avuto, sì, ritornando a Feltre, il Museo Diocesano. Al Museo Diocesano è saltato fuori un affresco che prima era occultato, dove appare il Leone di San Marco del 1504. Incredibilmente, quali sono gli stemmi vicini? I due stati che si troveranno contro, lo stemma di Leonardo Loretan, il doge che era appunto della Lega di Cambrai, e lo stemma di Giulio II, il fautore della Lega di Cambrai. Ma allora nel 1504 non c'era il dissidio, ecco, poi è stato insanabile. E solamente quando il Papa ha visto l'arroganza dei francesi e le cose, allora si è tirato indietro e ha ripreso i contatti con Venezia, perché altrimenti era il Papa. Era talmente nemico di Venezia da dire, si dice, perché poi non si sa se sia vero, noi ridurremo Venezia a un villaggio di pescatori, anche l'ambasciatore veneziano, e noi sua santità a un curato di campagna. E questo, ecco, questo è questa località, come si chiama? Azzu, qui c'è un'osteria. E dove c'è un lungo proclama, nel 1760, un lungo proclama, oggi un po' distrutto, un po' che si vede, ma con questo leone, fatto appena appena, qui siamo proprio più graffito che scolpito, no? E credo che con questo, ecco, e questo abbiamo il mio leone ultimo, ecco, che assomiglia l'abominevole uomo delle nevi, ecco, che sembra ecco, con la fronte proprio bassissima come i delinquenti, il carattere lombrosiano, da lombroso, no? Che non sai, i caratteri delinquenti sono delle fotografie lombrose tipiche, no? Della mania dell'Ottocento, ecco, questo si vede che è un delinquente, ecco, anche la fotografia della fotografia. E che bisogna fare un leone, ecco. E si sa, c'era uno scalpellino del posto, questo è un calcare trentino molto duro a lavorare, durissimo, e incredibile, la scritta è giusta però, qui non si vede neanche, ma la scritta è giusta, Pax Tibi, Marce, Evangelizzare, è giusta, è giusta. Quello che invece è passato totalmente è il concetto di leone, perché ha fatto una testa di uomo, una testa anche un uomo un po' da criminale, insomma, no? Ci ha aggiunto due alette, no? Così, insomma, che un po' barocche, e con questo ha fatto il leone. Questo leone è ancora nella mia casa di Alone, in Valle Sabbia, ma adesso ho deciso di lasciare purtroppo questa casa e lo porterò con me. Grazie.